Lo scorso 6 dicembre sono state pubblicate le linee guida per i progetti territoriali e sperimentali promossi da CONAIE ed ANCI per lo sviluppo della raccolta differenziata. Ne avevamo dato notizia prima delle festività natalizie, ascoltiamo ora un approfondimento. Sarà di 2.500.000 euro il budget che CONAI ha deciso di destinare in erogazione di servizi a sostegno dei progetti locali sul territorio volti a sviluppare e migliorare la raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio, le cui linee guida pubblicate lo scorso dicembre sono state promosse congiuntamente dallo stesso CONAI e da ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. A partire dal 1 gennaio scorso è possibile pertanto presentare due diverse tipologie di progetti per accedere alle risorse. I progetti territoriali volti al miglioramento dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani per aumentare quantità e qualità dei rifiuti da imballaggio indifferenziata e quelli sperimentali, finalizzati a soluzioni innovative sulla gestione e avvio e riciclo di rifiuti di imballaggio, con particolare riferimento al miglioramento delle rese. L'obiettivo delle linee guida è in sostanza quello di promuovere e incentivare lo sviluppo della differenziata in termini quantitativi e qualitativi, con particolare riferimento alle aree in ritardo, in accordo con i principi previsti dall'accordo quadro ANCI-CONAI. Le proposte potranno essere presentate lungo tutto l'arco dell'anno, fino all'esaurimento del budget complessivo, utilizzando l'apposito modulo allegato alle linee guida e scaricabile dal portale conai.org. Grazie per averci seguito, l'appuntamento come di consueto la prossima settimana. Arrivederci.